Doppio appuntamento per il Comitato per l'Ordine e Sicurezza Pubblica convocato dal prefetto di Udine Marchesiello in vista della fine dell'anno. Riuniti attorno al tavolo i vertici delle forze dell'ordine e i rappresentanti del comune del capoluogo friulano e successivamente riunione in videoconferenza con i sindaci degli altri comuni. Il cosiddetto decreto Natale del governo che proroga lo stato di emergenza e reca ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia e la sospensione di feste, concertoni ed eventi di piazza, gli argomenti all'ordine del giorno. Abbiamo deciso ovviamente di controllare, perché con la chiusura delle discoteche verranno organizzate probabilmente delle feste private con intrattenimenti danzanti che comunque con la situazione attuale sono vietati. Attenzione particolare che verrà dedicata dalle forze dell'ordine, in particolare anche con la collaborazione della polizia postale, che monitorerà attraverso i social eventuali convegni o finte riunioni che comunque possono nascondere altre situazioni come questa. Dopo i primi giorni di entrata in vigore delle nuove norme saranno intensificati i controlli nei bar, sia nei confronti degli avventori che anche per la consumazione al banco devono essere in possesso di certificazione verde rafforzata e dei gestori che, aggiunge il prefetto di Udine, hanno dimostrato sempre collaborazione. Attenzione poi ai controlli anche sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione richiesta.